Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa di venerdì 20 dicembre 2019. Coletto, l'assessore alla sanità della Regione dell'Umbria, così migliorerò la sanità. L'intervista all'assessore Coletto alla luce del patto della salute, mancano medici, in arrivo 30 milioni. E beh, sul fatto che mancano i medici si è discusso spessissimo, non ultima la questione, molte volte rimarcata dagli stessi medici che conosciamo, riferita al numero chiuso dell'accesso a medicina. Però, insomma, poi ci sono tante altre ragioni anche di ordine economico. Vedremo cosa saprà fare Luca Coletto. Giovanotti in visita a Mamma Coraggio, eccolo qua, San Giustino, il cantante Lorenzo Cherubini. Giovanotti, nella giornata di ieri ha fatto visita a Silvana Benigno, la mamma coraggio di Selci, la cinquantenne che lotta da anni contro un tumore, è anche attivissima nel campo della raccolta fondi per la ricerca contro il cancro con una serie di iniziative organizzate in Alta Valle del Tevere. A casa della donna anche Giuliano Martinelli. Giovanotti è un grande appassionato di tartufi. E abbiamo avuto modo noi di assaggiare i tartufi di Giuliano, insomma, caperi, pronti a scatenare l'inferno, la russa, Fratelli d'Italia, proporzionale, l'ira di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è coerentissimo su questo argomento e da anni che si batte, per una riforma elettorale adeguata. Il benessere cresce, ma non per tutti. Donne, giovani sempre indietro. Russia, sparatorio davanti alla sede degli 007, avrete visto. Poi lo sport, calcio, Falcinelli e Grifo, vorrei restare. Volley, la pallavolo di Einen, fatta di tante rotazioni, scherma, fisica, mentalità, così vince Foucault. Poi un'azienda di Bastia Umbra, di cui abbiamo dato conto ieri, i dipendenti salvano l'azienda e la rilancio. Bene, un'azione forte contro le mafie, perché arriva la commissione parlamentare condivisa da tutti. Il sindaco di Foligno, però, evitiamo di strumentalizzare politicamente. Vetria pronta a sbarcare in Russia, dietro l'azienda, la tradizione del futuro, avanti ancora. Qui i titoletti, è scontro al PD Umbria. Umbria, Romizzi, nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia, scusate, di Forza Italia. Rifiuti, si apre la partita da 5 miliardi, Marciano, maxi sequestro in azienda ecologica ad opera dei carabinieri. Spoleto, detenuto, si impicca in carcere a 40 anni. Questa è la prima di copertina del Corriere dell'Umbria. Prendiamo, se la ritrovo perché i giornali sono arrivati in ordine sparso stamani, la Nazione Umbria, eccola qua. Eccola qua. L'avvocato si difende un equivoco. Accusato di sfruttamento della prostituzione, Bertoldi è stato interrogato dal GIP, ha chiarito tutto. Poi mille al volante, ubriachi o drogati, un anno da incubo, sospese più di 1500 patenti. Un uomo muore nello scontro fra due auto, tragico schianto, Bertoldi. Operata al cervello ma da sveglia, è la prima volta nella nostra regione. Arriva Giovanotti, a casa di Silvana sono venuto a farti gli auguri. Ed ecco qui la discarica dei veleni, ecco qui due militari del nucleo tutela dell'ambiente. Qui c'è Berlusconi insieme a Romizzi, Romizzi che coordinerà Forza Italia, intanto ha scelto già Romizzi il nuovo assessore. Caso Piramide, la regione parte civile, vuole 100.000 euro. L'inchiesta su cliniche e farmacie, Pino Strabioli, disdetti tutti gli spettacoli. Orvieto è il caso Mancinelli. Che cosa accade? Il direttore artistico Amaro, costretto a cancellare Frate Sole, Timi, De Logo e altri. Poi l'Ast vede rosso, torna in perdita dopo 3 anni, la crisi dell'acciaio Terna, una contrazione di 100 milioni rispetto al 2018, 100 milioni. Spedizioni a meno 5-6%. Andiamo a vedere se abbiamo la possibilità di altro. No, no, no. Prendiamo, cominciamo con i nazionali, però ripeto, ne abbiamo ancora pochi. La Repubblica dice mai più in scatola. Che cosa? Il futuro delle sardine. Sardine, questo movimento che si è creato, lettera Repubblica dei quattro fondatori, diventare un partito sarebbe oltraggio a ciò che è stato e che potrebbe essere. Torneremo liberi nella piazza, perché siamo rimasti sdraiati per troppo tempo. Nave dei migranti, la Giorgetti, abuso di potere per Salvini, Conte decise lui.
Oh, dico, roba che se va a processo rischia 15 anni, eh? C'è una cosa terribile, insomma. La polemica Rai PD contro Salini, lavori se ne è capace. Bari, così la Popolare ingannò i risparmiatori. L'inchiesta c'è sempre quando una banca va in crisi. Ezio Mauro scrive invece nel suo editoriale: La stagione del disincanto populista. Qui sotto il titolo di apertura vorrei darvi i nomi di chi scrive sulle sardine: Reffa, Morotti, Santori, Trappolone. Scendiamo sotto e qui c'è una foto della Russia, dell'attacco, la sparatoria nella sede dei servizi segreti, un morto, cinque feriti. In un attimo poi sono arrivate anche le forze speciali di Mosca. Mosca, attacco al cuore del potere di Putin. L'attentato, peraltro, era terminata da un po' la conferenza stampa di fine anno del leader Putin, conferenza che, in virtù proprio quanto può essere contestato o meno il suo regime, diventa sempre un evento mediatico. Un poliziotto fuori dalla sede dove è avvenuta la sparatoria, ovviamente circoscritto, ovviamente silenziati i cellulari, le comunicazioni per un po' di tempo, evidentemente. Stefano Folli scrive: il leghista come Trump. Salvini come Trump è lo stesso leader della Lega, suggerire, modesti a parte, il parallelo. Non si può negare, in effetti, qualche analogia nei tempi e modi delle operazioni. Nel merito, come sappiamo, gli addebiti non sono paragonabili, ma non è qui il punto. Poi c'è pagina 39, pagina 6 e 7, Milella e Zimitti. Andiamo avanti. I nuovi medici, punto di domanda, ci sono i soldi solo per 4.000. Tanto bisogna farli i medici e poi gli specializzandi, signori della storia, signori della storia, gli specializzandi. Per anni in corsia a lavorare, ma veramente. Oh, vi racconto Nadia Toffa, figlia immortale, indimenticata, conduttrice delle Iene. Repubblica, Avvenire, andiamo a vedere un po' la conferenza episcopale italiana che dice: dice il Papa, svuotiamo i campi della Libia. Francesco riceve 33 rifugiati di Lesbo, salvare tutti, non fermare le navi. Perseguire i trafficanti è l'ingiustizia che costringe molti a lasciare le loro terre. La nostra ignavia è peccato. Poi, voto in gennaio. Conte scarica Salvini sul caso della nave Gregoretti. Gregoretti, no? Cos'è? Ho detto Gregoretti prima, sì. Chi siamo, come saremo? Marina Corradi, l'editoriale di questa mattina. E poi scendiamo sotto perché c'è: in Italia si vive più a lungo e pure meglio, giovani esclusi. Nel rapporto 2019, benessere equo e sostenibile, progressi su sicurezza e fiducia nella politica. Ma che eravamo il bel paese, lo sapevamo, bisogna anche rimanere, no? Un colpo alle cosche che infiltrano l'Italia, blitz anti-ndrangheta con 334 arrestati, collusioni con politici, grande, mega operazione della procura retta da Gratteri, un panzer, dobbiamo dire, veramente eccellente. Qualche giorno fa con la polizia, oggi con i carabinieri, insomma, ma questa veramente di 334 arrestati. Tra l'altro, l'operazione che doveva scattare stamani, lui ha voluto che scattasse con un giorno d'anticipo. Evidentemente, aveva sentito nel suo intuito che i Macaluso sapevano già qualcosa e quindi potevano scappare. Sapete che è la cosca. Potentissima, veramente una delle più potenti. La 'ndrangheta è veramente un'organizzazione assurdamente forte. Solitudine e carità, morte di Marek senza casa. Avanti ancora, eccolo qua: Putin vuole la proroga, Mosca un attentato, attacco e Trump e impeachment. Pelosi lo sfida sui tempi. Boh, io ho la sensazione che questa storia di Trump si rivelerà un fuoco di paglia. I cani di San Pedro de Acatama, il sentiero delle meraviglie, e poi l'intervista che l'orcio ora il lavoro disumanizza. Vero, vero, ha ragione, ha ragione. Ah, il Corriere abbiamo fatto, il Fatto Quotidiano, infatti vado a vedere, eccolo qua, ecco, vabbè, bollito condito, Mannelli, la vignetta di stamattina, ricorderete quella ragazza con quel dito medio, no?
mentre Salvini dormiva in aereo. Salvini, Gregoretti è riversa da 18. Luigi Di Maio stavolta non difenderà il leader della Lega e anche Palazzo Chigi nega qualsiasi analogia. Nel secondo caso, infatti, il meccanismo delle ricollocazioni era stato già avviato da Conte. Voto in giunta il 20 gennaio, sequestro. Vedremo come andrà a finire. Momentaccio. Ci riprova Doku per Mediaset, nuove proposte anche alle TV di Berlusconi, poi secondo Matteo, Marco Travaglio e ovviamente se la piglia un po' con tutti, partiamo da Matteo, ma anche da Casellati, qui la definisce Maria Elisabetta Alberti Casellati, Serbelloni Mazzanti viene dal mare, ricorderete quel personaggio, Anna Mazzamauro nei film, insomma, nella saga di Fantozzi. Il governissimo dell''ndrangheta, eccola qua, la retata, blitz del PM Gratteri come il maxi processo di Palermo, Calabria smontata come il Lego, ha detto lui. Non so se avete sentito la lunga dichiarazione, entusiasmante, come questa Gratteri, eh? 334 arrestati, tra cui Pittelli, Forza Italia, mafiosi, massoni, carabinieri, imprenditori. Fra i 416 indagati, politici di destra e del PD con il solito Adamo, è il partito trasversale che da sempre strangola la regione. Poi De Raho è la neomafia 2.0, i social e il 5G, nuove lupare, procuratore antimafia. Intercettazioni segrete, accordo 5 Stelle PD sul bavaglio, la legge Orlando in soffitta, poi le sardine, il futuro dei 5 Stelle, Grillo ha lanciato un sasso nello stagno, i cimeli di Casa Verdini, un ritratto del genero Matteo e il limoncello. Scendiamo in basso, PM a caccia degli italiani con i soldi, in Svizzera ci devono 1 miliardo, 200.000 conti saranno inviati al fisco. Poi Lubianca, assalto armato. Lubianca è la sede storica dei servizi segreti della Russia. Assalto armato, due morti e troppi misteri. A Mosca si spara. Poi Gianna Nannini, io come Virginia Woolf in quella stanza a Londra. La cattiveria, indovinate con chi ce l'ha. Salvini su Carola Rackete, sfrutta i migranti per fare politica violando la sua esclusiva. Intanto, vabbè, ci si può ridere e scherzare come volete. Intanto Carola Rackete registra, diciamo, a suo favore il dissequestro della sua nave. Pertanto, ricorderete, no? La storia di Rackete, intanto quindi può riprendere il mare. Il film sul ritratto Luca e Lucrezia e l'arte di vedova, che c'è di bello poi. Gli insulti di Sallusti, suffraghetto. Suffragetto di D'Urso, zoccolaggine sul giornale, Selvaggia Lucarelli. Ieri il direttore del giornale Sandro Sallusti ha dedicato un intero editoriale alla sottoscritta di quelli che seguono il nobile filone. Nilde Iotti era brava a letto, che però era il capolavoro di un giornalista di Libero. Vabbè, frittura questa, dai, su. Autostrade, cioè questa lotta tra giornali e tra giornalisti fa veramente schifo, perdonatemi. Non è elegante, non è deontologico, fa schifo. Bene? Io penso che il grande Montanelli si rivolterà nella tomba. Autostrade, il decreto legge mille proroghe rinvia gli aumenti chiesti dalla società. Stavolta non ci sarà la solita sorpresa di fine anno sul rincaro ai caselli. Sì, pure rincaro ai caselli. Se vi racconto la storia che mi è successa, da kafkiana, lasciamo perdere, dai. Libero, prima del tempo libero, appunto, no? Vediamo un po' come la mette stamattina. Governo allucinato. Via libera alla droga. La Lega denuncia, i giallorossi pensano di riproporre la legalizzazione della cannabis leggera in un nuovo decreto spazzatura. La rivista di Burioni avverte molti rischi giovani in pericolo, effetto plastic tax, Coca-Cola minaccia di chiudere la fabbrica a sud. Ecco, cominciamo. Riforme inutili, Feltri, invece di tagliare parlamentari si taglino altro. Oh, la Zanicchi provoca la Gruber, ho tante lingue in bocca, il derby delle rosse. E qui c'è un'altra donna della TV, Maria piace perché non annoia.
De Filippi è la più amata della TV, uomini e donne batte tutti, cioè sono tutte le più amate, no? Qualche giorno fa andava un po' Vanessa Incontrada, poi Becca Tenantra la D'Urso, poi cioè sono tutte quante più amate, insomma. Sarebbe da sentire Aldo Grasso. Oltre a Salvini va processato pure il Premier, stessa responsabilità, Pietro Senalti. Beh, però, insomma. Quante cavolate sul dito medio contro Matteo. Social nocivi alla verità. Ma va, Filippo, va, facci, va, no, evviva. Qualcuno che si è accorto che social sono nocivi alla verità. E dai. Anzi, no, invece c'è qualcuno che, è lo stesso Feltri, se non sbaglio, che era quasi d'accordo con gli odiatori, e io sarò d'accordo con me stesso se abbasso il volume del mio smartphone, mi sa. È così. Ho capito, qualche giorno fa. Veramente non ci trovavamo sulla stessa linea, no? Feltri diceva, ah, sì, insomma, va bene, adesso bisogna tenere conto che ci sono anche, mi pare fosse Feltri, ci sono anche gli odiatori, fanno parte di questo, perché bravi, perché ci mettono la faccia, ma bravi un ciufolo, dai, ogni settimana c'è un suicidio invece, tra le forze dell'ordine, tensione e problemi sotto le divise, questa era serissima. Oh, il cenone aziendale va in crisi, almeno non ci va di traverso. Il 25% delle imprese ci rinuncia, ma facessero beneficenza, no? Che cenone aziendale. Il tempo di Bekis. Ecco qua. Becchiamoci subito. Osho. Mara Carfagna lancia voce libera, ma Silvio non ci sente e dice di no. Se porti un amico, a te non te faccio pagare. Oh, Salvini non ha visto un rublo. Inchiesta personale del Cavaliere. Berlusconi, ho incontrato Vladimir Putin e gli ho chiesto se i suoi avevano dato i soldi alla Lega. Ha controllato e il giorno dopo mi ha telefonato per dirmi che non esisteva alcun finanziamento. Le indagini del Cavaliere, o quindi dell'ex tale, insomma, si fanno così. Dai, caso Gregoretti, molto più seriamente. Volano gli insulti, rottura tra Matteo e Di Maio. Non è che si vuole solo bene ultimamente, però insomma, gli ha detto: sei un piccolo uomo, ovviamente. Salvini, perché? Perché Di Maio, insomma, stavolta non, da quello che si è capito, insomma, questo voto del 20 di gennaio potrebbe sancire un colpo terrificante per Matteo Salvini. Movimento 5 Stelle è tutto tradimento, ma processano solo me. Il movimento fa dietro front sulle, scusate, fa dietro front sulle battaglie, però nei guai ci finisco io perché non mi piego. Guai a romani che si sentono male. Al pronto soccorso 6 ore d'attesa. Santa miseria, per un codice bianco i pazienti devono aspettare fino a 360 minuti. I casi gravi possono superare 180. Maglia nera al Policlinico di Tor Vergata. Baby Gang ha preso il bullo della Balduina, manette un 19enne insieme a due complici terrorizzava i coetanei. Complimenti. A 19 anni, Natale, tornano le luci della dolce vita. Festa a Via Veneto, luminarie riaccese dopo 40 anni. Brava Raggi, se è stata la Raggi, se invece sono stati i commercianti, bravi. Tempi contingentati, manovra blindata, Montecitorio, l'opposizione va alla consulta. Vediamo se ci sono altri titoli sul giornale di Franco Bechis. Campidoglio, consigliere Movimento 5 Stelle, lascia la poltrona, dimette Angelucci dopo le polemiche sul bilancio comunale. Regione, case occupate, riecco la legge, torna l'emendamento nonostante lo stop, ira del centrodestra. E poi mondo di mezzo, Buzzi esce di cella e va ai domiciliari. Arriva la scarcerazione dopo 5 anni per l'ex RAS delle Coop. E questa è l'intera pagina del Tempo. Libero l'abbiamo visto, prendiamo la Nazione Nazionale, eh? Eccola qua. Ero morto, sono rinato, intervista Lapo in coma dopo l'incidente, grazie a Dio vivrò per fare il bene. L'incidente l'abbiamo presa nelle ore scorse in realtà. Aiuti alla famiglia, arrivano bonus, bebè, latte, asili, cultura, una guida per orientarsi, Gualtieri, il ministro, e le tasse. 2020 sarà l'anno della riforma IRPEF. Poi Pizzini e Bitcoin, i due volti delle cosche, capito? L'evoluzione della mafia, eh? Cioè, voi vedete che il governo italiano riesce a mettere una mano seria sui conti, sulla manovra, e questi sono già avanti.
pizzini e bitcoin, giuramenti arcaici per fissare l'appartenenza alle cosche, alla massoneria deviata, aspettate che sposto un po', deviata col fine di utilizzare le scorciatoie che portano la politica con appalti e investimenti tra l'Italia e l'Europa, la doppia anima dell'andrangheta fra passato e presente, la forza delle cosche che oscillano fra le radici storiche e l'evoluzione della specie. Lo scenario che affiora dalla maxi operazione della DDA e dei carabinieri, 334 arresti, è un affresco di arte moderna della criminalità organizzata, utile a capire la geografia e le dinamiche dell'andrangheta degli anni 2000. Occhio, occhio veramente. Bravo Gratteri e tutti i suoi collaboratori. Dalla città, mala giustizia, processato e condannato, ma l'imputato era morto. Complimenti. Turismo, caos, regole, ora si prenotano anche divani. Siamo sulla nazione di Firenze. Soldi agli orfani, truffa online da 40.000 euro. Polizia postale. Qua sotto, amatissimi genitori, le letterine di una volta. Il Natale è il tempo in cui non c'erano le liste di regali. Poi mamma e papà al volante telefonano. Complimenti. Le voci dei bambini raccolte da una poliziotta, almeno a loro dovremmo credere, che li dite. Fiorentina-Roma, Vlahovic, titolare, Chiesa non ce la fa. Rinasci da PD, il congresso è urgente, intervista Luca Lotti. Luca Lotti, c'ho la stampa qui, eccola qui, la stampa di Torino. Scatta l'allarme dei servizi, fuori i cinesi dalla rete 5G. Ma i grillini ribattono, basta il decreto su cyber, gli americani, fare attenzione al testo delle leggi. Conte bivio fra business e sicurezza, internet ultraveloce, un affare che vale 6 miliardi. E qui una foto di Mosca, violata la sede blindata dell'intelligence, due morti, i fronti di Putin e di Trump. A Trump, ripeto, ha meno da fare in questo momento, anche se sembra molto grosso. Io dubito che avrà problemi serissimi, questo impeachment, però tutto è da vedere. Giustizia, un'intesa a metà patto, 5 Stelle PD, Renzi dice no, via libera, prescrizione, intercettazione, poi spread a tenere meglio dell'Italia. Ah, benissimo, andiamo bene. Sì, sì. Qui, sulle pensioni, solo grida, insulti e rabbia. Siamo in Francia. Mille proroghe, autostrade, niente aumenti nel 2020. Dobbiamo pure pagare. Guardate, la foto la dice tutto. Torino all'elementare si studia da imprenditori. Le storie, poi, se la pasta dei nonni parla tutte le lingue del mondo. E va bene, il dubbio, prendiamo oggi che ce l'abbiamo più vicino nel repository. Ecco qua, dire oggi. Nave Gregoretti, Palazzo Chigi, scaricò Salvini, Di Maio lo vedo impaurito, Maria Carmela Fiumano. Eccola qua, il problema è che, capite, era una nave della Guardia Costiera. Bene, non parliamo di una nave dell'ONG. Nico Perrone, il direttore, alla fine Salvini si ritroverà solo davanti ai giudici. Credo proprio che sarà così. Salta l'intesa sulla legge elettorale, centrodestra diviso. Mattarella guarda nel 2020, ma Mario Draghi non ci sarà. Bando ISI 2019, dall'INAIL 250 milioni per sicurezza sui luoghi di lavoro. Operazione Rinascita, Scott, 334 arresti, 134 arresti in Italia e all'estero. E poi TG Pediatria, perché agenzia a dire potentissima. Salta l'intesa sulla legge elettorale, centrodestra diviso sul proporzionale, Federico Sorrentino. Che scrive Alfonso Raimo invece Bonetti per la famiglia, manovra importante anche se risorse limitate. Mattarella guarda 2020, ma Mario Draghi non ci sarà. Antonio Bravetti. Il giornale potete scaricare da dire oggi, dal sito internet dell'agenzia, e poi invece abbiamo la possibilità di scaricarlo anche da Umbria Journal TV. Che cosa avevo preso in esame? Il dubbio, chiedo scusa, eccolo qua. Il famoso gesto delle manette duello Salvini-Conte, lo scontro tra l'ex ministro e il premier, vogliono mandarmi in carcere, il governo sapeva, ma Palazzo Chigi smentisce il leader leghista. Gratteri, la maxi retata di Gratteri, smonterò la Calabria e la rimonterò il Lego, così. L'uso politico dei migranti, Carlo Fusi, editoriale. Decreto intercettazioni meno limiti al difensore, consentiti l'esame, la copia del materiale, dissequestrata la nave di Carola, la sua voce, dicevo poco fa, e Carfagna presenta la sua voce libera, il nuovo gruppo.
I crucci che assillano il Quirinale, lo scenario de Donald scredita i repubblicani. Ecco, se lo mollano, allora potrebbe avere problemi anche Donald Trump. La Corte Unione Europea contro Madrid, sia all'immunità scarcerate Junckers, così è il leader che così ha fatto tanto discutere del separatismo catalano. Mi pare di aver dato conto di tutto, guardo se sono arrivati gli altri. Sì, così è arrivato appunto gli interni delle pagine, poi c'è qualche altra testata. Oh, Perugia, Corriere dell'Umbria, addobbi pericolosi, sequestri per 8.500 euro in quattro negozi cinesi. E Francesca Marruco, che se ne occupa, operazione Nasse in città e provincia, tolte dal mercato 500 confezioni di luminari. Poi aggressioni a fonti vergini, abbiamo parlato a lungo, abbiamo intervistato quella giovane che è stata picchiata, si cerca il ragazzo, un ragazzo di colore descritto, soggetto molto alto, massiccio, grosso, e intanto c'è proprio scatenata una vera caccia all'uomo perché i carabinieri, insomma, l'hanno presa di petto questa cosa qui. Speriamo che lo intercettino. Un'altra aggressione, tra l'altro con delle inquietanti analogie, era avvenuta poco prima, ci pare di capire adesso, di ricordare, in centro storico, peraltro davanti alla sede del Messaggero Lindia Baglioni, cosa analoga. Nel caso di Fontivegge, il colpo era stato ricevuto nel processo zigomatico, quindi subito sotto l'occhio, un bel ematoma, ma per fortuna niente di più, anche tenendo conto che si parlava di un soggetto di quasi 2 metri, tra 1,90 e 2 metri. E lì, sempre invece aggredita una signora, una donna che portava a spasso il cane, come è accaduto nella giovane di Fontivegge, il pugno aveva fracassato il naso, tant'è che una collega del Messaggero che scendeva ha visto questa donna proprio sanguinava copiosamente. Ecco, veramente pazzesco. Speriamo che questi super controlli portino. Tra l'altro, per i carabinieri è arrivato anche gruppo da Firenze, che spesso è in supporto del nucleo provinciale, richiesto evidentemente dal nucleo provinciale. Terni, questa di cui ci siamo occupati ieri con Rossano Pastura, niente più polveri a Prisciano entro il 2021, qui è Maria Luce che Schillaci che scrive per il Corriere, l'assessore regionale Morroni, lo vedete nella foto, annuncia gli impegni presi dall'acciaieria per il rinnovo delle autorizzazioni ambientali. Richiedente asilo 41enne nascondeva nei calzini 4.000 euro in contanti. Ieri controlli della polizia alla stazione e all'ITIS. Anche di questo abbiamo dato conto, anche del video. Ast Conti in rosso per quasi 1.900.000 euro. L'azienda chiude l'anno fiscale con un utile al netto delle imposte di appena 332 milioni di euro, proprio 1.000 euro, 3, euro più, euro meno, contro i 98 milioni di 12 mesi fa. Ragazzi, terribile se ci pensate bene. Tutto Perugia, torniamo con la lezione. Studenti a lezione d'arte oratoria moderna, arriva il laboratorio dove si fa dibattito. ECIPA CNA, estetica sì ma sociale, corso all'avanguardia. Un bar del parco, l'iniziativa divide favorevoli e contrari. Rudy Ghede trascorrerà il Natale in città, permesso premio a casa dell'ex maestra. Comparto agricolo serve collaborazione, agronomi e forestali in assemblea. Pigotte per l'UNICEF al centro commerciale di Colle Strada, la solidarietà, mettete le mani al portafoglio e zitti, fate solidarietà in silenzio. Lo chiedeva Karol Wojtyła, il Papa Santo, l'unico condannato per il delitto di Meredith, invece è quello che abbiamo detto poco fa, che è Rudy, vede l'omicidio di Meredith Kercher, tanto tempo ormai è passato. Una pagina dolorosissima della storia, della vita della città di Perugia. Terni, sempre con la nazione, Ast chiude l'anno coi conti in rosso. Perdita di 2 milioni a fronte del cospicuo utile di 2 esercizi precedenti. Difficile contesto, d'accordo. Cassa integrazione per altre 9 settimane. Agenzia per l'ambiente Paparelli presenta una proposta di legge. Polveri di Prisciano, il ventennale problema sarà risolto nel 2021, speriamo. Pranzo di Natale in curia, si rinnova l'iniziativa dedicata ai più bisognosi. Droga, controlli vicini alle scuole, un cane ha scovato tracce di hashish in via Battista.
Sport, brindisi di fine anno al CONI, celebrato un anno ricco di risultati. Oh, andiamo, scusate, mi pare che era arrivato un altro attestato, ma non mi ricordo più. Sì, eccolo qui. Eccolo qui. È il giornale di Sallusti. Vergogna grillina. Di Maio o Minicchio. Ora il leader del Movimento 5 Stelle accoltella Salvini. Aveva detto processateci tutti. Immigrati, giudici con Carola, può tornare in mare. Berlusconi al voto tra 6 mesi e Martino molla già la Carfagna. Le mosse di Forza Italia. Calabria è una terra senza buoni, maxi retata tra boss e politici. Beh, felice amante. Dove sono i buoni? E questa è la domanda davanti alle migliaia di pagine dell'inchiesta della Procura di Catanzaro, che ci consegna un quadro nerissimo in cui professionisti, inquirenti, politici e società civile fanno squadra con l'andrangheta anziché combatterla, la mafia calabrese è l'organizzazione criminale più potente al mondo. Non solo grazie al monopolio del traffico di stupefacenti, ma soprattutto perché a casa sua non ha nemici, fatta eccezione per quel magistrato coraggioso che si chiama Nicola Gratteri a Catanzaro, Giuseppe Lombardo a Reggio Calabria e pochi altri. Gli inquirenti che hanno lavorato alla maxi inchiesta hanno dovuto difendersi da continue fughe di notizie perché le procure sono un colabrodo. Per capirsi, le 416 copie dell'ordinanza sono state stampate fuori dalla Calabria per riservatezza e trasportate con mezzi blindati nella notte. Persino la magistratura calabrese non è immune dal contagio del cancro indranghetista, come provano i recenti. E poi dentro a pagina 11 c'è un'ampia descrizione. Effetto sugar tax, Coca-Cola, non investiamo più in Italia. In ballo 49 milioni di posti di lavoro. Come nasce un crack? La crisi delle banche spiegata dal bar Rosina. Tutti i maxi stipendi dei super manager, il documento poi, l'apo shock, sono stato in coma, incidente a Tel Aviv per il rampollo, ora sta bene, infatti abbiamo preso veramente ieri, 9 milioni per il manifesto del papà delle Olimpiadi, l'importante è vincere, ah sì sì. Oh, qui non dà conto dell'assalto in Russia, l'economia dell'odio è una certa sinistra, tutti contro il centrodestra, il giornale, e mi pare che abbiamo veramente... Ah no, per niente, c'è solo 24. Bancari e medici, contratto di Natale per 410.000 addetti, non sono sufficienti. Per i 29.000 bancari previsti aumenti salariali di 190 euro in 3 tranche, anche il settore del credito debutta il diritto alla disconnessione. Ai 130.000 camici bianchi, 200 euro in più al mese dal prossimo gennaio. Sì del Senato al decreto salva precari, in arrivo 70.000 assunzioni, Fioramonti non si dimette per ora ma resta il nodo delle risorse, pedaggi slittano rincari di gennaio, rinvio per la riforma intercettazioni, e poi popolare di Bari dalle banche 400 milioni, decine di inchieste, ipotesi truffa, come sempre. Plus 24, il Sole 24 ore, lancia uno sportello per l'assistenza a correntisti e azionisti, bellissima iniziativa, complimenti. Esportazioni record per la cosmetica, eccellenza, 50% del make-up arriva in tutto il mondo con grandi marchi internazionali, è prodotto in Italia. Benissimo, molto bene. Questo è il Sole 24, è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, vi lascio in compagnia del Centro Meteo Italiano per le previsioni del tempo, buona giornata da Umbria Journal TV, da Rete Sole e ciao da Marcello. Salve amici del Centro Meteo Italiano, intenso peggioramento con temporali e nubifragi in arrivo. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 20 dicembre. Piogge sparse al mattino al nord con fenomeni più intensi sulla Liguria. Precipitazioni anche su Toscana e Campania, più asciutto altrove. Al pomeriggio maltempo al nord con nubifragi possibili soprattutto su Liguria e Piemonte. Piogge in arrivo anche su medio e basso versante tirrenico e Sardegna. Neve sulle Alpi oltre 1200-1600 metri. In serata e nottata i fenomeni più intensi si spostano sul nord-est e sul versante tirrenico centro-meridionale. Temporali anche sulla Sardegna, migliora invece al nord-ovest. Temperature stazionarie in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.